C'è un convegno al mese, c'è Roma Drone Conference che ha iniziato questa serie di convegni, di tavole rotonde, di dibattiti e ci si rende conto che ogni mese c'è una novità sempre più importante nel campo dei droni. Sì, è vero, è la fotografia del momento attuale, che in parte ho cercato un po' di raccontare oggi durante il mio intervento, quanto la componente di miglioramento continuo e di innovazione sarà l'elemento chiave, l'elemento che qualificherà in modo chiaro, netto questo mercato. L'innovazione continua, il processo diciamo, di scouting tecnologico per individuare quelle tecnologie abilitanti che possono produrre proprio un salto generazionale di questi sistemi è attualmente il focus che ogni player industriale come noi dovrebbe avere. Nel momento in cui salite sul palco a parlare, a fare la vostra relazione, raccontate quello che è accaduto fino a qualche giorno fa. In realtà, da qualche giorno fa in poi avete iniziato a lavorare per il domani. Quindi si può immaginare che siate sempre, come si dice in gergo, pronti a rotazione continua, a trattare argomentazioni anche che magari non vi aspettavate 24 ore prima di dover affrontare. Beh, questo senz'altro. Poi il settore civile è un settore in cui le applicazioni di questi apparati sono talmente tante e anche le verticalizzazioni poi spinte, quindi di questi sistemi sono così forti, c'è proprio un'individuazione di soluzioni dedicate per ogni singola attività, per ogni singolo lavoro che viene svolto, in particolare per esempio è il caso proprio dell'aerofotogrammetria, su cui alla fine si verticalizza un prodotto verso delle specifiche dedicate alla soluzione di quel problema, la misura del territorio. La richiesta più strana che è venuta fuori da un cliente nei vostri confronti, qual è stata? Ma allora, il contare le lumache di un campo coltivato di coltivazione di lumache. Non sta scherzando. No, no, diciamo, è un'applicazione che ci è stata richiesta sul serio. Poi, diciamo, oltre a queste ci vengono richieste anche applicazioni sempre stravaganti, ma magari che hanno un contenuto poi industriale e soprattutto di business anche nettamente superiore, anche se la lumaca non è da sottovalutare. Siete riusciti a contare le lumache? No, non abbiamo, in quel caso, ecco, è uno dei rari casi in cui abbiamo detto per il momento ci dedichiamo su altre priorità, priorità che oggi sono sempre più forti su questi sistemi. L'intervento fatto oggi dell'ENAC era assolutamente orientato a questa chiave, la regolamentazione sta evolvendo, adesso diventa fondamentale concentrarci sul salto quantico, cioè su un salto di tecnologie che consentono di abilitare seriamente operatori, produttori in quelli che sono gli scenari operativi nuovi che si stanno presentando. Abbiamo sentito del BILOS, è un'informazione stupenda sapere che il regolamento inizia a prevedere questo scenario operativo e inizia ad individuare dei requisiti da raggiungere, perché quando ci sono dei requisiti c'è un player industriale che può lavorare in quella direzione e può permettere di abilitare queste attività.